Papà, tu ti scopi la mia ex fidanzata. È una furia. Lo so bene anch'io che è una furia. Davvero molto carini, grazie ragazzi. Vaffanculo! Mio padre si è messo con la mia ex fidanzata. Me ne hai parlato tutta ieri sera. Ho avuto stile e ironia? Eri nudo e piangevi. Sono felice che siamo amici. Sai qual è la cosa migliore dei miei due papà gay? Quale? Non gusteranno mai la gattina della mia ex. Tu e tuo padre siete fratelli di passera. Andrà tutto bene. Grazie. Stiamo facendo spesso. Lo so. Dobbiamo essere in ospedale tra 10 minuti. Hai 45 secondi per esplodere di gioia, ok? Sto esplodendo. Sono una single sfigata. Congratulazioni. Perché? Perché siamo stati a letto. Te la sei cavata bene e ho pensato che meritassi un palloncino. Ti scopi Emma e poi le regali un palloncino. Come? Gliel'hai detto? No! Sì! Non devi dirlo a nessuno! Sei stato con una e le hai regalato un palloncino! Come ti è venuto in mente? Mica sei il vecchietto nel film Up! Magari potremmo anche stabilire qualche regola di base. Non dire mai che ho il pisello carino. Non chiamarmi nel pomeriggio per dire ti sto pensando. Niente fiori. Niente facce da cocker a fissarci negli occhi. Wow! Sembra che mi venga addosso, è incredibile! Messaggio di Emma, dove sei? Qui ci vuole una risposta che la spiazzi. Dove sono? Controlla nelle tue mutande. Sì. Sì. Non scriverlo. Dille qualcosa che la spaventi. Tipo, boh, sta arrivando il mio pisello. Non è sicuro qui dentro. Avete tutte il ciclo sincronizzato. Red, red, white. Sunday, bloody Sunday. Mi hai fatto una compilation per le mestruazioni. Sinatra, I got the word on a string. È un classico. Non riesco a concentrarmi sui miei porno con tutto questo sesso vero intorno a me. Anche se sono la tua ex non vuol dire che tu non possa vedermi come una specie di mamma. Oh. Tu sei fuori di testa, perché se dovessi scegliere tra Adam e suo padre, sceglierei Adam tutte le volte. È vero, sono proprio gay. Esci con me, una volta. Sta diventando troppo intensa, va a letto con qualcun altro. Auguri di buon festino. Stasera si scopa. Siamo sgualdrine, luride e sporche sgualdrine. Un patron! Taxi! Mi porti a casa di Adam. Va bene, dove sarebbe? Dove abita Adam. Adam? No, lei non ci serve, mandala via. Somigliate a due cocomeri brutti. Ehi! Stai vivendo il sogno di tutti gli uomini. Ascolta, tra meno di 10 anni starai lì a fare sesso con tua moglie nella squallida posizione del missionario. E uno di voi due starà dormendo.